Eccomi qui di nuovo e in questo video ti voglio parlare di qualcosa che ho già affrontato in altri video, però sinceramente quando ho letto questo articolo mi sono non infastidita di più e volevo condividere questa riflessione con te. Porto ambulanti abusivi nel rending del nuovo lungomare. Divertito del Rio, amo questa città. L'articolo in sintesi descrive il progetto per il nuovo porto e per tutto quello che deve essere costruito per l'area portuale di Napoli. Nel progetto che è stato presentato al ministro compaiono gli ambulanti, e come si può vedere in questa foto, e sono stati ripresi questi ambulanti che vendono borse taroccate, si presume, insomma, come è noto che sulle strade non solo di Napoli, di tutte le città esistono questi ambulanti che vendono borse taroccate, si è trovato giusto riprendere questa cosa e rimetterla praticamente in un progetto che deve avere uno sfondo importante ed è un rilancio di un'area degradata pure di Napoli. Io mi chiedo, al di là dell'irrealità di tutto quello che poi è stato detto su questo progetto, su quante critiche ha mosso, giustamente, perché ovviamente è stato chiesto, hanno il permesso di soggiorno questi ambulanti? Hanno il permesso di stare lì a vendere le borse? Borse poi false, fra virgolette. Hanno tutti questi permessi? In realtà hanno dato uno spaccato di illegalità. Ora, come in tutte le situazioni fa sempre male fare vincere un problema, ancora di più se questo problema, che è quello che da sempre ha accostato Napoli al degrado della pelletteria, viene messo così in bella mostra. Sono anni che mi batto con la questione di dire perché Napoli deve essere associata al tarocco. Poi mi ritrovo un progetto fatto dal comune di Napoli in cui questa cosa viene messa in bella mostra e non è una cosa bellissima. Ti invito i cittadini che come me, o le persone che come me, fra virgolette, non si sentono parte di questa cosa, a manifestarla. Ora, ammesso che per questi ambulanti non può essere un ammortizzatore sociale vendere borse taroccate con soldi che vanno a finire alla criminalità, bisognerebbe trovargli un'altra, insomma, figura professionale, un altro modo di integrarli, ancor più che poi questo tipo di borse danneggiano i consumatori, danneggiano l'immagine di Napoli, danneggiano gli artigiani che producono onestamente e che, fra virgolette, si fanno anche, come si suol dire, un cuore 4x4. Ti invito a condividere questo video, a mettermi nei commenti la tua opinione e a dirmi finalmente cosa ne pensi. Sei d'accordo che Napoli venga ritratta come l'unica città che ha gli ambulanti?